Bene, buongiorno a tutti voi. Oggi andiamo a fare un piatto invernale. Infatti, questi sono ingredienti che si addicono di più a un piatto invernale da mangiare in inverno piuttosto che a un piatto da mangiare alla fine di aprile o ai primi di maggio. Perché dico questo? Dico questo perché siamo ancora in epoca del coronavirus, quindi siamo obbligati a stare in casa, dobbiamo stare in casa e quindi questo può essere un'idea per un piatto diverso per le occasioni del 25 aprile e del 1º maggio. In definitiva abbiamo della verdura. Abbiamo delle patate, delle carote, una cipolla grossa, dell'aglio, due peperoncini piccanti, ma questi non siete obbligati a mettere, se li volete mettere li mettete, se no niente, e un peperone corno. Dall'altra parte abbiamo una rista di maiale di circa 800 grammi, che verrà tagliate a 8-10 fettine da circa 100 grammi l'una. Poi abbiamo 5 fette di lardo alle erbe mio che andremo a mettere dentro le verdure, mentre sopra alle bistecche andremo a mettere la pancetta arrotolata. Altri ingredienti sono un po' di odore, sale, pepe. Niente olio, perché l'olio che farà la pancetta e specialmente il lardo sarà più che sufficiente per far cuocere tutte le verdure, la carne, per lasciare morbida, perché che la carne rimanga morbida e per dargli anche il sapore. Adesso andiamo ad assemblare la ricetta.
Bene, adesso abbiamo impostato la ricetta. Abbiamo messo prima sotto allo strato delle verdure. Poi abbiamo tagliato il lardo e poi a tocchetti, poi l'abbiamo sparso e quello praticamente ci darà l'unto che serve per cuocere tutte le verdure. Poi abbiamo salato e pepato. Poi abbiamo messo sopra circa 10 fette o 12 fette della rista di maiale. Non abbiamo salato, non abbiamo pepato la carne perché sopra ci abbiamo messo dell'ottima pancetta arrotolata che, come vedete, è già pepata e quindi sarà anche già salata e darà un buonissimo profumo e darà olio per cuocere la carne e manterrà la carne della rista molto molto morbida. Adesso andiamo a fare un'ultima cosa. Andiamo a mettere della carta stagnola e poi inforniamo per 50 minuti, 40 minuti, a seconda del forno che avete, 40 minuti a 180-190 gradi. Dopodiché guarderemo e quindi faremo gli ultimi 10 minuti con funzione grill senza la carta stagnola. E quindi la ricetta sarà finita. Bene, abbiamo messo la stagnola, adesso andiamo a mettere in forno per 40 minuti a 190 gradi e poi faremo gli ultimi 10 minuti con la funzione, toglieremo la stagnola con la funzione grill gli ultimi 10 minuti e quindi il piatto sarà pronto. Ricordo che questa è una ricetta che io ho visto su un video di YouTube, una ricetta straniera proveniente dalla ex Jugoslavia, da quel che ho potuto capire. Mi sembra un'ottima ricetta. Questo qui è un arrosto, una ricetta adatta per le famiglie quando ci sono delle feste. Detto questo, adesso andiamo a metterla in forno.